avversaria, no? E gli errori vengono commessi anche in partita. Ieri San Pietroburgo, grazie al Signore, ha fatto un errore madornale nel quarto set. Io mi sono asciugato la fronte. Io ho indicato il mio lato B al mio secondo allenatore dicendo che è una palla di fortuna, no? Capitano anche alle squadre forti di fare gli errori, perché capita. L'errore è una parte del gioco che va accettata perché è una parte del gioco. Poi c'è tipologia e tipologia di errore. Allora, torno alla fase della conferma, no? A volte mi piace chiamare la conferma, ad esempio, con il primo tempo secco. Ok. E se viene fatto un appoggio perfetto al centro e diamo noi la palla, magari non pulitissima, bene l'uno contro uno, ma se l'appoggio viene fatto in posto 2 o in posto 2-3 o in posto 3-4, anche due giocatori che saltano sul centrale. E sviluppi il primo tempo, sviluppi la capacità anche del centrale di attaccare contro i muri che ti marcano e che sono muri fastidiosi. Questo è un altro esercizio che faccio spesso. A me piace l'esclusione della rete, piace perché è un gioco da aggredire l'avversario, piace perché in alcune situazioni è evidente che gli avversari ti vogliono colpire su un lato del campo e non sull'altro, e tu devi essere pronto a poterlo fare, a riconoscerlo. Quindi abbiamo fatto questo lavoro di cambio palla, tra virgolette, di riscaldamento, siamo entrati all'interno di un esercizio globale con chiari indicazioni tecnico-tattiche. Questo lavoro dura 30 minuti, un'ora? Dura, sono delle volte che il lavoro, gli esercizi, io li chiamo esercizi introduttivi analitici comunque, possono durare dai 20 minuti, il massimo 40 minuti. C'è la volta in cui vedi che la squadra proprio lo fa con cattiveria, con determinazione, lì io lascio. Io non do dei tempi, Per me la pallavolo non è un tempo. Quando la squadra è nel mood che mi piace, io vado e cerco di seguire quella che è la sensazione della squadra, la sensibilità che tu hai. Nel capire come si sta sviluppando l'allenamento è quella cosa che ti fa stare sull'esercizio oppure te lo fa cambiare. All'interno quindi della seduta d'allenamento ci sono questo tipo di proposta, cioè 6 contro 6 con chiare richieste, fai 2, ne fai 3, è sufficiente? Massimo 2, quindi magari con richieste completamente diverse o comunque che seguono il filo. Con richieste completamente diverse anche, spesso, perché altrimenti alleno solo una cosa. Esatto, quindi coinvolgi in questo modo più giocatori, no? Prima la parte dominante può essere il discorso della palla aperta, dopo la parte dominante potrebbe essere il discorso di mezzarelle o il discorso del primo tempo pipe. È ovvio che il primo tempo pipe lo faccio con la recezione, non con le palle in appoggio, perché in appoggio il primo tempo pipe è una conferma, sì. Ma se voglio lavorare lo devo lavorare con la recezione. Quindi la prima parte è una parte, come dico io, la chiamo introduttiva analitica. Poi dopo c'è lo sviluppo del 6-6. Giochiamo il 6-6 come? Col cambio palla. Ok. Ma il cambio palla è sacrosanto. No, io che vengo dal femminile so quanto è determinante nella pallavolo femminile, nella maschile lo è ugualmente, anche se io rimango dell'idea che avete delle soglie di cambio palla molto più alte delle nostre, perché comunque riuscite a risolvere situazioni molto più complicate. Insomma, noi ieri abbiamo fatto una partita e la nostra capacità di cambio palla sta al 70%, la squadra di San Pietroburgo è 60%. Per darti un'idea, ricordo la finale di Champions League, purtroppo persa con Cuneo. Noi abbiamo perso la partita, Novosibirsk l'ha vinta. Il cambio palla per tutte e due le squadre era al 74%. Sì, noi quando arriviamo al 40 festeggiamo, insomma, quindi per noi diventa molto molto importante, perché chiaramente per una componente prevalentemente fisica abbiamo più difficoltà a risolvere palle, no, oltre i 4 metri. Adesso piano piano sì assolutamente sì. Iniziamo nell'ultimo mondiale femminile, si sono iniziati a vedere degli opposti che hanno risolto situazioni
veramente molto molto complicate, e quindi chiaramente l'avvicinamento alla pallavolo maschile è molto interessante, molto bello, insomma, da quel punto di vista lì. E noi ci avviciniamo al femminile, che invece non facciamo subito il cambio palla, ma dobbiamo prendere la seconda, la terza, la quarta, no? No, e che rende da un lato più spettacolare invece la pallavolo maschile, che delle volte era un pochino più, assomigliava più al tennis serve and volley, insomma. Esatto, sono d'accordo con te. Quindi mi interessa, poi chiudiamo questo argomento, il discorso analitico, quindi è da un lato relegato, non in senso negativo, al lavoro della mattina, dove immagino riesci a focalizzare con ogni singolo giocatore gli aspetti tecnici che più ti interessano, e lo fai, credo, no? Utilizzando ripetizioni. Ripetizioni, che a volte sono noiose, per il giocatore sembrano noiose, no? Poi dopo ho imparato nel corso degli anni che l'unica cosa che ti serve per essere un po' più sicuro è che se tu la fai una volta la puoi fare una seconda, ma non basta, devi essere abile a farla una terza, e non basta ancora. Quindi bisogna ripetere, affinare l'esercizio, affinare la tecnica, cercare di capire che le tecniche ogni tanto devono essere cambiate, e non è così semplice. Mi viene in mente la recezione frontale, no? Quindi quando parlo di 40 anni fa, quando si parlava solo frontale, quindi devi prendere la palla in mezzo alle gambe, e adesso è impensabile andare a ricevere la palla frontalmente, eppure c'è ancora chi insegna la recezione frontale. Quindi recezione, quindi come attaccare la palla, come difendersi dalla palla, come tenere la palla, a volte la palla va attaccata, a volte la palla secondo me va ancora tenuta, ma questo è un mio modo di vedere la recezione, e il numero dei colpi, più contatti fai meglio è. L'altro aspetto che secondo me che io guardo è quanto uno riceve in partita. Sì. Se uno riceve 20 palloni in partita, in allenamento, il numero deve essere almeno il doppio. Almeno. Sì. E forse non è sufficiente. Poi scopri che ci sono quei giocatori o quelle giocatrici che se non toccano 1000 palloni non sono contenti. E allora lì dopo è nostra abilità far capire loro che i 1000 palloni sono perché vuole toccare 1000 palloni, o perché ha un aspetto psicologico dove dice no, io se non tocco 1000 palloni non mi sento a posto con me stesso. Che allora è un altro aspetto. Assolutamente sì, anche perché comunque i 1000 palloni sono 1000 squat che poi si ripercuotono sul lavoro settimanale, e quindi, perché sennò sarebbe facile, no? Più ripeto, più sono bravo, ripeto all'infinito. In realtà esatto. Dobbiamo trovare la soglia, perché abbiamo bisogno anche d'altro. Io dico, più ripeto con la stessa attenzione, la stessa capacità di reazione vicina alla gara, e più ho miglioramenti. Quindi io ai miei giocatori chiedo il 100% anche in allenamento, non lo chiedo solo nella partita. Il nostro 100% lo mettiamo ogni giorno è un passo, ogni giorno è un mattone, 100%. È ovvio che noi siamo molto importanti in quel 100%, perché se non siamo noi determinati a volere il 100%, assolutamente sì. Si vanno, Ma è il motivo per cui questo progetto si chiama Coach Factor, no? Perché nella nostra testa è proprio andare a scoprire quanto il fattore coach, il fattore allenatore è importante nel nostro lavoro, insomma. Due cose su questo discorso che facevamo dell'analitico molto interessanti. Il primo è, forse la ricezione è il fondamentale più semplice da allenare, nel senso che è facile il transfer con la partita, no? È la situazione analitica che più assomiglia alla situazione reale, mentre altri fondamentali sono molto più complicati, no? Mi viene da pensare al muro, mi viene da pensare all'attacco, dove c'è sempre qualcosa di molto importante prima e qualcosa molto importante dopo. E quindi su questo sono molto interessato a sapere, per esempio, in un lavoro di muro, come lavori gli aspetti analitici. Te l'ho detto prima, i passi. Ok. Quindi gli appoggi, quindi quanti passi fai tu per arrivare sulla palla e come li fai? Perché bisogna. Io ho stabilito nella mia regola dei passi, no? Quindi c'è il bunny, cioè salti, segui la 7, salti poi dopo sulla palla sopra anche, no? Oppure devi andare a prendere le due palle aperte, oppure aggiusti
e arrivi, aggiusti in tendo, ti sposti con un passo verso la zona che tu ritenga possa essere colpita, oppure aggiusti perché stai seguendo il palleggiatore. Tutti questi passi secondo me devono essere codificati, o meglio, io per me li ho codificati. Allora, parli. Sul lavoro dei passi c'è un palleggiatore da una parte della rete che palleggia e dall'altra parte della rete c'è il tuo lavoro di muro? Anche no. Anche no. Quindi prima io lavoro sui passi proprio, cioè questo è il passo da fare. Negli anni 90, i primi anni 90, dai, più o meno, con Giulio allenatore nazionale, mi ricordo che lui faceva fare a freddo proprio, ai centrali, il passo verso destra, no? Perché tutti i centrali sono destri, o il 99%. Quindi sinistra, sinistro, destro, sinistro, e arrivavi. A destra, destro, sinistro, destro non era così automatico perché era un altro passo. Certo. Quindi c'erano pareti centrali che facevano un passo che non era lo stesso, no? Quindi si arrivava con il passo sinistro perché arrivavi con la tua rincorsa normale. Io ricordo che già allora avevo nella testa qualcosa per i centrali diverso, però non cambia. Mi ricordo che Giulio lo faceva fare a secco, quindi sulla riga tutti, destro, sinistro, destro, destro, sinistro, destro. La stessa cosa la faccio fare io adesso, cercando di mettere molta attenzione su quelli che possono essere tutti i passi che i centrali devono fare, non solo su un passo, che può essere apro, incrocio e chiudo, oppure ultimamente esiste anche il passo, no, che apro, incrocio e salto. E direttamente. Non chiudo, sì. Perché la palla è talmente veloce che mi consente proprio due appoggi e basta. Sono poche, devo essere sincero, in questo momento, se il centrale sa lavorare bene, sono ancora poche. Da noi, per esempio, invece nel femminile sono tante e si sta iniziando a vedere in maniera molto importante questa tecnica, quindi è molto interessante. È una tecnica che l'ha portata avanti per primo, credo, Lucas quando era a Modena, Lucas Sattkamp, con Angelo Lorenzetti. Io quando sono andato negli Stati Uniti l'ho vista fare a livello dell'università. Bene, è possibile farla. Credo che uno debba conoscerla e saperla fare, poi la metterà in pratica direttamente sul campo dopo, ma devi saper fare molto bene anche le altre, non basta solo quella. Quello che io dico, no, nel bagaglio tecnico di un giocatore. Scusa solo se ti interrompo, perché stiamo facendo proprio una raccolta terminologica. Tu questa tecnica gli hai dato un nome o semplicemente la descrivi? No. Io dico ai giocatori i due appoggi, tre appoggi, i quattro appoggi quando abbiamo la possibilità. Gli americani, insomma, a me piace parlare in italiano perché sono italiano e stiamo parlando in italiano perché tutto quello che state facendo, che è straordinario, viene seguito in lingua italiana, no? Quindi a me piace dire io aggiusto, faccio un passo di aggiustamento, che può essere un passo fatto, un balzo proprio di aggiustamento, oppure un passo, due passi, e poi da lì faccio i tre appoggi, aggiusto da una parte e faccio i tre appoggi dall'altra, aggiusto da una parte e faccio i tre appoggi dalla stessa parte. L'obiettivo è seguo il palleggiatore e mi sposto dall'altra parte, oppure seguo la chiamata del primo tempo e mi sposto dalla stessa parte o dall'altra parte. Quando sai i passi e li fai sempre più velocemente, dopo nel momento dell'allenamento dei 6 e 6 sono situazioni che tu riesci a controllare molto meglio. Quindi non c'è, da questo lavoro veramente molto analitico e molto interessante sui piedi, non c'è un passaggio intermedio dove fai lo stesso lavoro, dove dall'altra parte c'è il palleggiatore o dove dall'altra parte c'è il palleggiatore? Dopo lo faccio con il palleggiatore, ma prima devono impararlo soli. Lo fai anche con palleggiatore e tavoli? Sì, no, palleggiatore, principalmente palleggiatore. Palleggiatore e tavoli poche volte, sono i centrali che vogliono il lavoro sui tavoli, ma dovremmo aprire qua una discussione che potremmo portare avanti per 10 ore. Io l'attacco dai tavoli sulle mani dei centrali non credo. Okay. Non credo perché non è lo stesso tempo. Assolutamente, certo. Della partita, e perché i giocatori ti dicono: ma io voglio sentire la palla sulle mani. Esatto. La palla sulle mani la senti perché tu arrivi e sai che arrivi. Non va bene.
Lo stesso ragionamento facciamolo anche su, per esempio, l'attacco. Se vuoi migliorare delle tecniche d'attacco, dei colpi d'attacco, qual è il percorso didattico?